Ciao bambini, mi chiamo Nadia. Sono così contenta di vedervi. Spero che non vi siete dimenticati di me dall'ultimo servizio di culto. Il mondo intero è cambiato. Anche i nostri missionari in Ucraina sono alla ricerca di nuove forme creative di servizio per adattare i progetti alla situazione attuale. I servizi di culto online sono solo un esempio di molte nuove iniziative. Attualmente sono i paesi poveri ad essere particolarmente colpiti. Molte persone hanno perso il lavoro. I prezzi dei prodotti alimentari sono ormai così alti in molti luoghi che molte persone non sanno cosa mangeranno domani. In questo momento molte organizzazioni hanno dovuto ridurre i loro programmi di aiuto a causa di restrizioni e divieti. A Leopoli, per esempio, ora ci sono solo 2 mense per i poveri. Mi chiamo Emma, abito in via Strichi. Ho saputo da un conoscente che qui è possibile ricevere del pane bianco e del cibo. Sono entusiasta della vostra organizzazione. Vi rivolgete alle persone con così tanto amore e le aiutate veramente molto. Se non avessimo il vostro aiuto, non sono a conoscenza di una cosa del genere da queste parti. Molte persone camminano per chilometri per avere almeno un pasto decente alla settimana. Perciò abbiamo aumentato le porzioni di cibo per soddisfare al meglio la richiesta sempre più grande. Tutto ciò non rende le cose facili nemmeno a noi. Dobbiamo preoccuparci di mantenere attive le mense dei poveri in alcuni luoghi. Spesso l'unica opzione rimasta è che i nostri collaboratori portino il cibo a casa delle persone o che facciano la spesa per quei gruppi a rischio che non possono uscire di casa. Vi chiediamo quindi di sostenere questo ministero sia attraverso la preghiera sia con donazioni. Grazie mille. Salve a tutti e ben ritrovati a Chiasso News. Come avrete potuto vedere dal filmato, subito dopo la sigla, il Covid-19 ha dato il colpo di grazia ad alcune zone già colpite da guerre, da fame, da povertà. Per questo abbiamo voluto intervistare delle persone che sono abituate a operare sul campo. E abbiamo intervistato 2 ticinesi che sono Helen Schock e Gabriel Pastor dell'associazione Portatori di Speranza. Salve a tutti, oggi siamo con Gabriel e Helen dell'associazione Portatori di Speranza. Questa è la traduzione italiana. In realtà, Helen, il nome esatto qual è? Hoffnungsträger Ost. Ecco, io purtroppo sapete che non mastico bene, quindi per evitare una pronuncia orrenda ve lo dico ancora in italiano: Portatori di Speranza. Sono un'associazione molto presente in Svizzera, giusto? E che porta principalmente aiuti dove c'è la povertà vera, quindi una povertà causata anche dalla guerra, e soprattutto dalla guerra, adesso oltre che essere causata dalla guerra, anche dal Covid. Helen, cominciamo giustamente dalle signore, raccontaci un po' cosa fa principalmente l'associazione Portatori di Speranza e dove localizza i suoi aiuti. Bon, come dice c'è il nome Portatori di Speranza, noi portiamo di speranza a chi non ha speranza, cioè noi lavoriamo in Moldavia, in Ucraina, soprattutto tra le persone che vivono sotto la soglia della povertà. Adesso hanno vissuto la guerra in Ucraina dal 2014 e con questa situazione del Covid è diventato molto più difficile per loro a vivere. Noi lo scopo abbiamo di aiutare le persone che non possono acquistare cibo e andiamo a aiutare a loro. Abbiamo diverse gambe dove lavoriamo, anche con i bambini, soprattutto facciamo le colonie per i bambini e vogliamo portare
quella speranza che hanno bisogno per sopravvivere la giornata e vivere la loro vita. Quindi direi una cosa assolutamente eccezionale, e sentiamo anche il nostro Gabriel. Perché? Perché in Ticino, almeno una volta l'anno, da quanti anni, Gabriel? Da diversi anni, adesso sono già diversi anni, io sono circa 6 anni che li seguo. Ecco, come... arriva più o meno nel periodo prenatalizio, più esatto. o meno, un gruppo musicale fantastico, e vi ho dato un assaggino in un Chiasso News del 2019, quindi dell'anno scorso, proprio di quel periodo. Arriva questo gruppo fantastico dalla Moldavia, Ucraina. Dall'Ucraina, arrivano dall'Ucraina, ok, sono veramente bravi, arrivano gratuitamente, esatto, sì. ok, per raccogliere fondi e soprattutto i regali proprio da dare a questi bambini bisognosi. Quindi Gabriel, adesso spendiamo due parole su questo fantastico gruppo. Per me il gruppo è, prima di tutto sono dei fratelli, noi siamo evangelici, loro sono evangelici dalla Chiesa Battista, sono dei fratelli che seguono questa fede, con questa fede loro portano avanti questo loro ministero, portano avanti con questi concerti che loro fanno, cosa fanno? Portano quello che è speranza. Come ha detto Helen, una speranza con la voce, con la musica, che è la cosa più bella che io trovo, la musica, io la vivo personalmente, e questo gruppo canta gratuitamente, facciamo dei concerti dove loro si esibiscono, dove loro viaggiano per chilometri e chilometri per poter essere presenti, è un lavoro non retribuito. Certo. Non retribuito perché non è retribuito? Perché si appellano alla volontà di chi frequenta questi concerti, di chi viene ad ascoltarli. Perciò può essere retribuito o non retribuito, ma loro comunque lo fanno, anche senza avere un franco. Ecco, però è bene che durante questi concerti qualche franco lo si tira fuori, perché alla fine... quei franchi dove vanno a finire? Raccontacelo. Tutto quello che viene raccolto, sia con dai concerti, con quello che si dà, con l'obolo che ricevono, con la vendita dei CD, loro fanno dei CD, circa una volta l'anno un CD esce, anche due. C'è stato il 45esimo appunto l'anno scorso. E quello che è, tutti i soldi raccolti vengono investiti, reinvestiti nell'acquisto di materiale di uso, nell'acquisto di carbone, molto importante. Il carbone serve sia per riscaldare, dove è molto freddo, non è come da noi, sia per far da mangiare. Però per far da mangiare hai bisogno anche del cibo. È qualcosa da mettere nella padella. Da mettere nella padella. Esatto. Carbone non lo puoi mangiare. Perciò noi cerchiamo di acquistare dei beni di consumo, patate, la patata è il loro pane quotidiano, certo. Con la patata si possono fare molte cose, e poi altre derrate alimentari che non è come da noi, loro hanno altri gusti, altre, come si può dire, la gastronomia è diversa dalla nostra, ma comunque si accontentano di quello che c'è. Certo. Non sono così esigenti come può essere da noi. Adesso sentiamo Helen. Helen, io l'anno scorso ho visto una cosa meravigliosa, perché Gabriel mi tiene aggiornato, no? Con i link, eccetera, eccetera. Ho visto dei camion carichi di doni per i bambini. Raccontaci tu questa cosa meravigliosa. Allora, questa cosa meravigliosa si chiama raccolta dai pacchi natalizi. Cerchiamo di raccogliere più pacchi possibile in Svizzera e in Germania, e poi li spediamo in paesi Ucraina e Moldavia. Dopo in gennaio
quando sono arrivati là, noi andiamo là in posto, in persona, a distribuire questi pacchi a questi bambini che hanno niente, o per tantissimi è il loro primo pacco che ricevono, ed è una gioia enorme. Immagino. Scusate, Gabriel, torniamo a te, perché noi vogliamo sapere quando arrivano questi ragazzi qua. Noi vogliamo sapere quando arrivano, perché l'anno scorso hanno fatto una bella tournée e sai che nel pubblico di Chiasso TV ci sono tante persone come me e te che con la musica, quindi sono molto interessati. Ecco, il gruppo arriverà quest'anno, come ogni anno nel mese di novembre, la data non è sempre la stessa, certo. Quest'anno saranno dal 13 novembre al 22. Ho già dei contatti con la Zurigo per dei concerti il venerdì, noi speriamo che vada tutto bene anche col Covid, se la cosa si assesta faranno dei concerti a Zurigo, spero anche il sabato, e poi li porteremo in Ticino. In Ticino sono molto ben voluti, comunque appunto da anni che fanno dei concerti sempre in diversi posti. Speriamo che tutto sia pronto per quando arrivano, ma pronto nel senso di questo Covid ci lasci fare i concerti, lasci a loro la possibilità di venire, perché questa è la cosa più importante, che loro possano viaggiare, altrimenti tutto è vano, certo, e che possano portare questa gioia con la musica che noi tutti aspettiamo. Bene. Allora, in conclusione, anche se noi nel frattempo avremo mandato tutti i sottotitoli con tutti i contatti possibili e immaginabili, torniamo a Helen. Helen, così, molto al volo, se qualcuno che sta guardando il nostro Chiasso News volesse aiutare, come può fare? Allora, prima di tutto contattarci, perché ci sono tutti gli indirizzi che mettiamo. Che li mettiamo, che scorrono. Che okay. Scorrono. Ci può contattare o me, perché io sono responsabile in Ticino per Portatori di Speranza, e da quasi 20 anni che faccio parte di questa organizzazione. Certo. E dopo si può aiutare in diversi modi, cioè o si può dare una donazione. Certo. O si può poi fare un pacco natalizio, che sarebbe la cosa stupendo. L'anno scorso abbiamo raccolto 9.000 pacchi abbiamo distribuito alle persone, che era un spettacolo, perché fanno un bellissimo programma insieme, programma natalizio ovviamente, perché sono pacchi natalizi. Certo. E vogliamo portare la speranza di Natale a queste persone. Allora si può fare un pacco, si può dare una donazione per le mense dei poveri, che abbiamo anche in tutti e due paesi, o la cosa più bella è partecipare a un viaggio. Si può partecipare il viaggio in gennaio per poter distribuire i pacchi e vedere direttamente dove arriva il loro aiuto. E questo sarebbe il top del top. Questo è il top del top, bisogna sopportare il freddo. Esatto. Vabbè, è il peggio e le cose che non sono come da noi, che sono tanti. Mamma mia. Allora, carissimi spettatori, noi ringraziamo di cuore Gabriel e Helen per essere stati con noi, e vi diamo un arrivederci a presto con loro, perché io mi auguro di tutto cuore che a novembre si possa fare questa serie di concerti, perché lo scoprirete da voi quando sarà il momento. Quindi grazie ancora a Gabriel e Helen, e alla prossima. Grazie Giacomo, e vi aspettiamo. Grazie mille. Ringraziamo di cuore la Carlo Cohen S.A. per averci prestato il salottino per girare l'intervista, e per questa edizione è tutto. A ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News.